Ieri in Gran Bretagna, dove si è votato, si è svolto il referendum, sì o no, dell'Inghilterra fuori o dentro appunto l'Europa, era un appuntamento attesissimo, preceduto da una campagna elettorale veramente accesa. Addirittura ci è scappato purtroppo anche un morto, un deputato appunto inglese che è stato ucciso, anzi è stato ucciso perché è una donna. E, ne parliamo, l'esito ormai del risultato lo conoscete tutti, l'Inghilterra ha deciso di uscire dall'Unione Europea. Ne parliamo con molta gioia, diciamo così, con Leonardo Facco, che ogni tanto ci sentiamo, lo sentiamo anzi, intanto lo saluto. Buonasera Leonardo. Buonasera a Buonasera. tutti voi, grazie come sempre per l'ospitalità No, ma era in questa doveroso. radio dove si può parlare e dialogare. Sì, anche perché ho provato a seguire qualche trasmissione, ma poi lei non è stato invitato, anzi tu, diciamo, non sei stato invitato ad approfondire questo argomento sulla Rai, sulla 7, su Mediaset, no, in No, queste ore, mai, ecco. figurati, figurati. Abbiamo sentito di tutto e di più, e molto così, abbozzando dei ragionamenti che potevano essere anche interessanti, ma che sistematicamente venivano per ragioni di tempo interrotti, per cui alla fine si è capito poco o niente. Lo dico da naturalmente cittadino normale che cerca di capire il perché questo voto è stato preceduto da questa campagna, diciamo, terroristica, fra virgolette, ma poi è stata così perché se il popolo inglese si fosse pronunciato per uscire fuori dall'Unione Europea, sarebbe accaduto, non so, uno tsunami economico, finanziario, politico in Europa e nel mondo. E invece a urne chiuse, risultato conosciuto, adesso qualcuno comincia a dire: ma no, poi alla fine non accadrà niente di così devastante. Se la sterlina è crollata, se la borsa è precipitata, ma è questo perché naturalmente ci sono i soliti speculatori che approfittano di questi momenti per fare cassa. Intanto diciamo a Leonardo Facco, per chi tifava, è pleonastica la parola, però la domanda, però la facciamo lo stesso. Per chi Sì, tifava, Facco. esattamente pleonastica perché io vengo da molto lontano per essere considerato, tecnicamente loro dicevano un euroscettico, in realtà un antieuropeista per come viene intesa l'Europa e per come si stava costruendo soprattutto questa Unione Europea, quindi da molto lontano. Perché dico da molto lontano? Perché nell'anno 2000 a Milano, insieme ad Alberto Mingardi, allora io organizzai un convegno molto importante di 2 giorni, assieme al CIDA, sia una rivista che si chiama Federalismo e Libertà, in cui parteciparono fior fior di personaggi per discutere di che cosa? Per discutere di questa Europa che stavano costruendo, di questo superstato che stava venendo avanti. In quell'incontro c'erano Diego Gabutti, Giordano Bruno Guerri, Lottieri, venne Antonio Martino, Piombini, vennero degli storici come Oneto, ci fu Lord Rosovicross che era il consigliere economico di Margaret Thatcher, Pascal Salen, che parlò nello specifico di euro. Ebbene, fu una 2 giorni di convegno in cui si diceva che cosa? Semplicemente questo, che sulla base di quello che già esisteva allora, e stiamo parlando ancora dei tempi del Trattato di Maastricht, i tentativi dell'Unione Europea erano semplicemente maldestri, cioè cercavano di costruire dall'alto un contenitore che fosse ancora peggiore dei singoli stati nazionali, in cui poi alla fine da Bruxelles, persone tra l'altro nemmeno elette tante volte, no? Come sono i vari Juncker, come sono i vari personaggi Tusk e così via, decidessero delle nostre vite. Questa è una cosa semplicemente folle e non a caso infatti io notavo che tra coloro che adesso vanno in TV a discutere della questione relativa alla Brexit, cioè a questa uscita della Gran Bretagna,
c'è chi finalmente si ricorda di direttive fatte di migliaia di pagine che cercano di decidere del cornetto piuttosto che della vongola, piuttosto che del basilico, eccetera, eccetera, eccetera. È vero. E quindi cosa succede? Succede che l'Inghilterra, che comunque già non era parte della moneta unica, che è un paese che notoriamente e dal punto di vista storico è una delle più importanti culle di libertà, non dimentichiamoci mai che nel 1200 insomma nasce la Magna Carta Libertatum in Inghilterra. L'Inghilterra è quella che ferma i nazisti, gli inglesi sono quelli che se ne vanno dall'Inghilterra e fanno nascere gli Stati Uniti d'America. L'Inghilterra è sempre stata particolarmente critica nei confronti di questa costruzione e oggi siamo arrivati a questo punto, cioè al punto in cui si mette un paletto, e questo è un momento importante sia dal punto di vista politico, anzi soprattutto dal punto di vista politico, quello dal punto di vista economico poi è un po' da verificare. Certo è che io vorrei far notare due cose fondamentalmente. Una prettamente politica: tutti coloro che si lavano la bocca di democrazia e che quindi chiamano a raccolta il popolo per votare, il popolo sovrano, eccetera, adesso, visto che non tifavano per la Brexit, storcono il naso per il fatto che Cameron, questo pirla, lo hanno definito addirittura così, no? Castrandosi da solo, sì, ha mantenuto una promessa, cioè ha fatto votare gli inglesi, il famoso popolo, per decidere il futuro del loro paese. Ok? Quindi una contraddizione palese da parte di queste persone. Gli inglesi hanno scelto e hanno deciso, e questa è, diciamo, la prima importante contraddizione che si nota. La seconda è di carattere politico-economico, cioè come tu vieni a raccontarci che l'Unione Europea in realtà dovrebbe essere un consesso, un'area, una grande area di libertà, e la prima cosa che fai agli inglesi che decidono di uscire, tra l'altro decidono di uscire in base a un articolo, mi pare il 50 del Trattato di Lisbona, quindi che è consentito, li minacci, no? Juncker è questo personaggio squallidissimo, con minacce incredibili: ah, se uscite la pagherete molto cara, eccetera. Ma come? Non ho capito. Allora, in realtà voi non siete un'area di libertà, voi siete delle persone che ambiscono ad avere potere e a mettere sotto il vostro tacco chiunque. Ora, gli inglesi hanno una certa tradizione dal punto di vista liberale, ed ecco che questa tradizione oggi è emersa. Ecco, infatti questo è un punto fondamentale, perché l'Europa non può presentarsi con questo volto di una grande nazione occidentale con una grande tradizione culturale e storica in termini di diritti, di libertà, no? Predichiamo il libero mercato e poi minacciamo l'Inghilterra di isolarla dal punto di vista del mercato, cioè questo non ha senso. Cioè, se c'è il libero mercato, se siamo in un'Europa liberale e liberista da questo punto di vista, non dovrebbe cambiare un granché nello scambio commerciale con l'Inghilterra da parte dell'Europa. Esatto, e questo mette un puntino su una I, è molto importante quello che stai dicendo, perché qua si pensa che il libero mercato sia che cosa? Cioè, il libero mercato sia qualcosa gestito da dei burocrati, i quali burocrati stilano dei trattati e solo ciò che c'è scritto in questi trattati è libero mercato, cioè la possibilità di far circolare merci, persone o cose di questo genere. In realtà il libero mercato non ha bisogno di nessuna burocrazia. Non è necessaria alcuna burocrazia, anzi il libero mercato richiede di togliere burocrazie, di togliere dazi, di togliere regole, di togliere vincoli. Cioè la libertà è un'altra cosa. E qui entro in un discorso altro, cioè quello sull'Europa. Cioè, non è che l'Europa è nata ed esiste perché nel 1957 a Roma venne firmato il primo trattato e si disse facciamo nascere appunto la Comunità Economica Europea. Prima era nata nel 51 la CECA, no? Quella della Comunità Economica Acciaio e Carbone. No, l'Europa esiste da sempre, è un'area geografica che da sempre ha delle caratteristiche particolari, che ne so, un'area di solito caratterizzata per essere particolarmente cattolica o cristiana, con determinate caratteristiche, ma soprattutto l'Europa è stata nella storia un'area di grande libero mercato, un'area di policentrismo per quello che riguarda il potere. Cioè,
i tempi della Lega Anseatica, i tempi delle città-stato tedesche, i tempi della, delle aree in cui esistevano i comuni, le comunità appunto in tutta la zona del nord, ad esempio, di questa penisola dove abitiamo noi, e c'era un fermento commerciale ed economico straordinario, cioè la gente commerciava e soprattutto si spostava a seconda del tipo di regolamentazione che trovava in una determinata area piuttosto che in un'altra. Se noi pensiamo all'ex Mercatoria, nasce nel periodo medievale ed è il frutto, il diritto è frutto del mercato, ricordiamolo, è il frutto di che cosa? Dell'interazione di agenti, di persone che commerciano e che a un certo punto privatamente fanno nascere delle regole, delle norme che vengono rispettate. Cioè l'Europa è questa cosa, quello che è nato nel 1957, che soltanto per quello che riguarda quei tre punti fondamentali, no? Cioè sulla libera circolazione delle persone, la libera circolazione delle merci, eccetera, era da considerarsi un buon presupposto. Poi in realtà da subito si è connaturata come il tentativo di costruire una sovraentità statuale che cominciasse a decidere dall'alto, a centralizzare ulteriormente il potere, cioè a fare quello che l'Europa è sempre stata contraria nella storia. Si pensi alla BEI, no? la Banca per gli Investimenti Europei, si pensi alla politica agricola. Oggi le politiche agricole sono forse l'esempio principale di ingegneria sociale e politica da parte di questi burocrati che si mettono come stati nazionali a trattare quanto latte deve produrre uno, che tipo di coltivazione sussidiare, cioè, ed abbiamo in realtà un sistema agricolo che è completamente sussidiato, che non ha nulla a che vedere col libero mercato, e questa mentalità è continuata, si è rafforzata nel tempo. Era ovviamente necessario farlo per rafforzarla, dargli una connotazione economica, ed ecco che nasce l'euro sul finire degli anni 90. Oggi poi ci si accorge che l'euro è un fallimento, come ampiamente scritto da chi è stato additato come euroscettico negli anni passati. Citavo prima Pascal Salen, ed è uno dei tanti che ha scritto queste cose. Ci si accorge di che cosa? Che la moneta euro non poteva funzionare. Per quale motivo? Per il semplice fatto che veniva imposta dall'alto a una serie di popolazioni, di realtà, di paesi con culture, economie, tradizioni completamente diverse fra di loro. C'è una classica operazione di ingegneria economica che non poteva che portare direttamente al fallimento. E il fallimento lo abbiamo percepito quando la Grecia è praticamente emersa come paese completamente fallito, e ancora oggi la Grecia è tenuta lì in disparte, se ne parla un po' poco perché è una specie di campo di concentramento fiscale sul quale si stanno facendo esperimenti per tenerla in vita, per evitare appunto che si dovesse immediatamente dichiarare il fallimento dell'Unione Europea e dell'Unione Monetaria. Benissimo, ha fatto un'analisi molto molto bella. Senta Facco, ma adesso si dice che ci sarà un effetto domino, che anche altri stati saranno tentati a scegliere questa strada di uscire dall'Europa, a parte che si sta tentando adesso di dividere la stessa Inghilterra, ma come facciamo l'Europa unita? Poi andiamo a vedere se la Scozia ha votato in maniera differente dal Galles, quasi come se auspicassimo che la Scozia potesse entrare a far parte dell'Europa staccandosi dall'Inghilterra, cioè, oppure che l'Irlanda del Nord pure si è pronunciata a maggioranza per rimanere in Europa. Ecco, tutti questi anche giochi politici che continuano, no, un po' la dicono lunga su appunto questo tentativo che poi è fallito di mantenere questo potere in Europa, no, facendo rimanere l'Inghilterra in questo carrozzone, lo chiamiamo così. Sì, allora diciamo che questo sentimento anti-europeista viene avanti da molto, però mi si permetta di fare una premessa. Intanto non esiste quella dicotomia che è stata utilizzata con la campagna terroristica fino appunto a ieri, alla chiusura dei seggi, per cui
o si è nell'Unione Europea oppure l'alternativa è l'autarchia. Non è così, cioè la libertà esiste ed è un'altra cosa, e questo è un primo punto da mettere. Sì. Io nella fattispecie, ad esempio, pur essendo favorevolissimo al Brexit da sempre, da 15 anni, perché quando io 16 anni, perché vi ricordavo prima la data del convegno nel 2000, non è che prevedo come alternativa all'Unione Europea il rafforzamento degli stati nazionali, intesi come dei presidi in cui comunque il monopolio della legislazione, della moneta, del controllo del territorio, eccetera, debba essere rafforzato e portare alla creazione di nuovi regimi. No, io penso a un'Europa completamente diversa, ed ecco che qui appunto riguardo a quel periodo medievale di cui abbiamo parlato prima, riguardo alla possibilità che l'Europa possa essere fatta di realtà che non siano gli attuali stati nazionali, ma realtà che notoriamente esistono e sono magari nazioni oggi non riconosciute ma che fanno parte di altri stati nazionali. E qui mi ricollego al caso della Scozia. Ora, erano da quando 2 anni fa la Scozia ha fatto il referendum per secedere dall'Inghilterra, ve lo ricordate, perse col 55%. Da sempre la leader scozzese, la Sturgeon, ha detto noi faremo un altro referendum per renderci indipendenti, e lo faremo, e soprattutto ha continuato a ripeterlo, nel momento in cui si è palesata la possibilità di fare questo referendum da parte di Cameron in Gran Bretagna per l'uscita dall'Unione Europea. Ecco allora che, come dicevi prima, la questione scozzese è una questione che si ulteriormente inserisce in questo dibattito, ma io sono favorevolissimo a questo, perché io sono assolutamente favorevole, per dirla con Hans Hermann Hoppe, che è uno degli autori che io ho pubblicato per anni, e anche recentemente l'anno scorso ho pubblicato un libro intitolato Contro lo Stato Democratico, in cui quell'alternativa all'Unione Europea e allo Stato Nazionale, che non sono le uniche due possibilità esistenti, la si può ottenere attraverso che cosa? Secessioni a catena, cioè il fatto che si crei sempre di più quel policentrismo e quindi quella concorrenza reale fra realtà, fra territori in Europa. Esattamente come oggi, questo lo vediamo ad esempio fatto in Svizzera. La Svizzera è un paese che ha 6 milioni e mezzo, 7 milioni di abitanti, è divisa in 26 cantoni che sono 26 realtà autonome che concorrono fiscalmente fra di loro. Ecco, l'Europa invece tentava l'esatto contrario, cercava di creare una governance che imponesse l'armonizzazione fiscale, no? Cioè quindi una prateria unica con tasse che sarebbero puntualmente sempre più cresciute, perché sappiamo che più lo Stato introita tasse e più tende a spendere e più ne ha bisogno. Quindi la secessione della Scozia in questo caso, ma io l'appoggio, anche in questo caso l'appoggio, perché io voglio, da buon difensore delle libertà individuali, voglio che queste libertà individuali possano trovare sempre più spazio nel tempo e possano trovare sempre più spazio solo ed esclusivamente laddove il potere statuale diventa sempre meno opprimente. Sì, naturalmente più giustificato da parte tua, che sei stato un Brexit convinto sin dal 2000, meno giustificato naturalmente che lo possa magari oggi ipotizzare Juncker, magari. A quello senza dubbio. Appunto. Senti, Leonardo, la questione è questa. Al di là dei appunto pronunciamenti un po' catastrofistici che abbiamo avuto sia in Italia che in Europa, anche lo stesso Cameron ha fatto un appello strappacuore, diciamo così, prima di andare al voto. In realtà che cosa poi alla fine succederà? Perché poi da un'analisi che fa oggi il panorama si dice che forse noi gli austriaci saremo quelli meno toccati da questa uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Io penso che poi alla fine, al di là dei movimenti finanziari che naturalmente sono, diciamo così, fanno parte di questo momento abbastanza turbolento, tutto si assesterà e tutto sarà più chiaro fra non molto, fra poche settimane. Tu che cosa ci puoi dire? L'Italia potrebbe
seguire questo esempio, ma in Italia non si vota, non si può votare, non è che non possiamo votare per rimanere o uscire dall'Unione Europea. Sì, allora in Italia questa Costituzione più bella del mondo, come qualcuno va raccontando, non si possono tenere referendum per decidere di questioni fiscali e per decidere delle questioni relative ai trattati europei, quindi anche qui altra ennesima lezione di democrazia per quelli che, ribadisco, parlano e ripetono ed elogiano la democrazia da parte degli inglesi. L'Italia rimane però un anello debole, cioè, all'interno della comunità europea l'Italia è sicuramente considerato un anello debole e quindi quali saranno le reazioni le vedremo. Certo, se guardiamo soltanto cosa ha fatto la borsa oggi, che ha perso il 12%, è la borsa di Milano da non so se 30 anni o che non perdeva tanto, è una delle borse che ha perso di più, è forse la borsa che ha perso di più, anzi quella di Milano oggi. E in quanto anello debole, perché anello debole? Perché in realtà l'Italia non ha mai fatto riforme strutturali negli ultimi 10 anni. Ecco, anche qui c'è una cosa da ricordare. Io sono sempre stato anti-europeista per quello che si intende l'Europa, no? Cioè Unione Europea, Superstato, eccetera, e contro l'euro. Però l'euro è stata paradossalmente una possibilità dal punto di vista tecnico per fare che cosa? Per fare delle riforme, perché grazie all'euro e ai bassi tassi di interesse che l'euro aveva imposto, il debito pubblico italiano, che è enorme, sul quale si pagano gli interessi, si potevano pagare proprio grazie a questi tassi bassi interessi minori sul debito. In 15 anni, cioè dal 2002 quando è entrato in vigore l'euro, nei dieci anni successivi abbiamo solo sentito proclami, ma riforme serie, quando dico riforme serie intendo dire destatalizzazione, riduzione della spesa pubblica, quella che loro chiamano spending review, che non si è mai fatta spending review, no? Ha portato che cosa? L'Italia ad essere sempre comunque un paese che dal punto di vista economico è estremamente debole, anzi è un miracolo oggi, per dirla con le parole di un carissimo amico ed economista che è Enrico Colombato, che oggi l'Italia cresca ancora dello 0,8%, cioè vuol dire che esiste ancora una parte di classe produttiva che ha delle tali capacità e tali genialità, la maggior parte sono quelli che esportano, da permettere ancora di avere un minimo di crescita, perché le condizioni italiane sono in assoluto tra le peggiori d'Europa, cioè a livello dei cosiddetti paesi meridionali dell'Europa. E quindi cosa significa questo? Significa che se delle ripercussioni ci saranno in merito alla questione Brexit, qualche scossone in Italia ci arriverà, anzi probabilmente l'Italia sarà uno dei paesi maggiormente coinvolti di quelli che hanno economie più sviluppate. Però questo poi dipende da che cosa e da come l'Unione Europea, che adesso si sta continuamente riunendo e così via, deciderà in merito all'Inghilterra, perché mi sembrerebbe una follia, cioè oggi io non riesco a capire per quale motivo ad esempio Bruxelles potrà decidere che la regione Marche, che sicuramente esporterà dei prodotti in Inghilterra, per fare uno sgarbo agli inglesi, no, perché sono usciti dalla Brexit, allora no, fermiamo, blocchiamo le esportazioni, eccetera, perché l'Europa è capace di queste cose, già ha creato grossi problemi economici ad esempio agli imprenditori italiani che negli ultimi anni avevano aperto dei mercati con la Russia e per far contenti gli americani, per questioni geopolitiche che hanno di scontro con i russi, hanno introdotto l'embargo dei prodotti italiani, cioè di tutti i prodotti dei paesi europei con la Russia. Ed è questa è stata una perdita enorme per le aziende italiane, no? Una perdita incredibile. Ecco, se l'Unione Europea agisce nello stesso identico modo nei confronti dell'Inghilterra, saremmo veramente alla follia, perché l'Unione Europea farebbe autocastrare gli imprenditori italiani. Bisognerà vedere come reagiranno, se useranno due dita di cervello non succederà niente, cioè gli inglesi semplicemente apriranno il loro mercato al mondo, continuerà il loro mercato ad essere aperto all'Unione Europea, perché conviene a tutti l'apertura dei mercati, conviene a tutti quanti l'apertura dei mercati, cioè non è che per far parte di un mercato devi far parte di un consesso, è bene che le merci circolino e gli scambi possano esserci, perché questo permette di creare ricchezza a tutti quanti nei loro paesi d'origine. Quindi meno sarà traumatica la reazione da parte dell'UE nei confronti della scelta inglese e minori saranno, diciamo, i contraccolpi per l'Italia. Dopodiché c'è la parte finanziaria. La parte finanziaria è estremamente complessa, io non sono per nulla un esperto di questioni finanziarie. Cioè, noi sappiamo che oggi le banche sono in condizioni tremende, quindi in condizioni fallimentari. L'Italia ha in particolare rispetto alle altre banche europee, banche
con 250 miliardi di crediti inesigibili, quindi con situazioni gravissime. Stiamo vedendo cosa è accaduto con la Popolare di Vicenza e Veneto Banca in queste settimane. Oggi in borsa sono proprio le banche quelle che hanno subito il tracollo peggiore. Perché? Perché non viene considerato affidabile il sistema italiano e i grandi hedge fund, i grandi investitori, i grandi risparmiatori prendono e si portano i soldi da qualche altra parte. Ecco, dal punto di vista finanziario io non so quale potrà essere eventualmente la ripercussione, però lì dietro ci sono operazioni finanziarie molto strane, tipo quelle dei derivati che dalla sera alla mattina ti fanno fallire colossi come Lehman Brothers, nella quale ci troviamo poi tutti quanti in braghe di tela. Può succedere ancora una cosa simile? Certo che può succedere, assolutamente sì, e se dovesse succedere sicuramente l'Italia pagherà pesantemente dazio. L'ultima cosa veramente, Leonardo, questa è una domanda, diciamo così, un po' politica sociologica, perché si è molto anche discusso in queste ore del come hanno votato gli inglesi, gli abitanti della Gran Bretagna, cioè i giovani avrebbero votato per mantenere la Gran Bretagna in Europa, gli anziani o comunque gli uomini un po' più maturi da 50 anni in su avrebbero votato invece per l'uscita, e sarebbe stato questo un po' il voto determinante poi in alcune aree geografiche della Gran Bretagna, come appunto nel Galles, nella vera Inghilterra, diciamo così, e così via. Ecco, come lo possiamo interpretare questo tipo di voto? Sì, questo è uno dei dati appunto che emerge. Già la televisione l'ha interpretato, almeno i giornalisti, in una maniera molto semplicistica, hanno detto cioè che purtroppo le persone di una certa età non hanno visto in prospettiva il futuro dei giovani, come se avessero decretato la tomba o la fine, allora, della speranza del futuro. Questo può essere in parte vero. Allora, ci sono persone, lo Stato negli ultimi 40 anni ha fatto credere, questo anche in Inghilterra, che si potessero avere determinati risultati, determinate prebende, determinati benefit, semplicemente, che ne so, dando una parte del proprio reddito, no, per poi ricevere una pensione in futuro. Vediamo il caso italiano, ad esempio, dove il sistema pensionistico oggi, che è notoriamente uno schema Ponzi, sta in piedi solo ed esclusivamente perché c'è ancora una parte di persone che lavora, e poi soprattutto perché si fa debito pubblico per pagare, e le generazioni giovani pagano praticamente le pensioni agli anziani. Beh, gli anziani che si sono ritrovati, dal loro punto di vista ovviamente a ragione, dalla parte di quelli più fortunati rispetto ai giovani, cioè quelli che hanno ottenuto questi, tra virgolette, diritti acquisiti, di fronte a questa crisi che non sta passando, perché non dimentichiamocelo mai che la crisi che è iniziata nel 2008 non è ancora passata, sono 8 anni che siamo tendenzialmente in crisi, 8 anni, e a questo aggiungici il fatto che si vede che gran parte del mondo medio orientale si sta spostando a milioni verso l'Europa, perché comunque è chiaro che dalla Siria, dall'ex Iraq, dalla Libia, dall'Africa, eccetera, si guarda l'Europa ovviamente come a un paradiso rispetto ai posti dove vivono loro. Beh, tutte queste cose cosa fanno? Fanno sì, vuoi la propaganda, vuoi il dibattito, che si mettono in discussione quei cosiddetti diritti acquisiti dalle persone che si ritengono più anziane. Ed ecco allora che nasce l'idea della Brexit intesa in quel senso, cioè per salvaguardare i propri diritti. Sicuramente quel tipo di voto lì potrebbe trovare una spiegazione in questo tipo di ragionamento. Ecco, questo tendenzialmente. Ho capito. Benissimo. Come quello degli immigrati italiani che sono a Londra e che tutti quanti insomma votano per il Brexit o hanno fatto propaganda al Brexit. Questo perché? Perché hanno il concetto e l'idea statalista è quella di, se si è nell'Unione Europea, tu dall'Italia prendi l'aereo e vai a Londra, e ovviamente sei un cittadino europeo, quindi che tu stia a Londra o che stia in Italia
non hai grandi problemi ad entrare. Con la Brexit adesso chissà cosa succederà, controlli, menate eccetera. Beh, ma sono cose che si possono risolvere molto semplicemente, cioè, visti i buoni rapporti che l'Inghilterra e l'Italia hanno da sempre, tutto sommato non si vede il motivo per cui gli inglesi non possano continuare a fare entrare gli italiani, qualora ritengano che gli italiani sono utili e necessari in Inghilterra e non pesino sul loro welfare state, con semplicemente un accordo bilaterale molto semplice, o addirittura semplicemente aprendo le frontiere. Questa è la questione. Cioè, il concetto è questo: non è che la libertà ha bisogno di chissà quali trattati o di chissà quali burocrati per decidere che uno deve essere libero di spostarsi da una parte all'altra. Uno è libero di spostarsi da una parte all'altra nel momento in cui va dall'altra parte, si comporta bene rispetto al luogo in cui va, non pesa sulle tasche degli altri e quindi non si attacca al welfare degli altri e si mette a lavorare onestamente. Cioè, io sinceramente non ho nessun tipo di problema rispetto a persone che vogliono comportarsi in questo modo, no? È chiaro che invece oggi l'Europa, e soprattutto come l'Unione Europea ha affrontato la questione immigrazione, ha fatto sì che gli inglesi, quelli di una certa età, si rendessero conto che l'arrivo di tutti questi clandestini, insomma, dicono: ma e a noi dopo cosa succede a noi? E le nostre pensioni? E le case popolari ai nostri? Capisci? Certo, questa è una delle preoccupazioni. Comunque già aveva ottenuto l'Inghilterra una politica da parte dell'Europa da questo punto di vista molto... A febbraio avevano già trattato su questo contenimento del flusso, quindi non è che cambia niente. Che da un lato l'Unione Europea, i burocrati europei si rendevano conto del fatto che stavano tirando troppo la corda, e dall'altro ci fa pensare appunto al fatto che l'Unione Europea oggi... cioè, poi è il dato politico fondamentale della Brexit, secondo me, che conta. Cioè, qui devono capire che questo Moloch super iper statuale e centralista che stanno creando, cioè, l'ultimo tentativo era quello, ci sono i vari Prodi, i vari Monti, no, in Italia, che come si dice, sostengono questa tesi che serve addirittura un governo unico europeo, ed è questo il loro tentativo, è chiaro, perché per reggere, per mantenere un progetto fallimentare come l'euro e come l'Unione Europea, c'è bisogno di centralizzare completamente tutto, perché come può esistere una banca centrale che poi in realtà non dipende da nessun politico diretto, se non dalle influenze della Merkel piuttosto che da quelle di Hollande, che sono, diciamo, i paesi che contano di più in Europa e così via, quando invece di solito le banche centrali nascono e sono direttamente decise sotto, diciamo, sotto l'influenza del politico di turno. Ecco perché vogliono creare questo governo centrale, e agli inglesi questa idea ovviamente puzzava sin dai tempi di Margaret Thatcher, perché fu Margaret Thatcher ovviamente a porre un veto fortissimo quei tempi, no? All'entrata all'euro e così via, e gli inglesi sono quella cosa lì, insomma, di essere governati da qualcuno che sta a Bruxelles o che sta a Bonn o a Parigi, a loro dà abbastanza fastidio. Si è visto. Benissimo, io ti ringrazio, Leonardo. Ricordiamo, Leonardo Facco è vice direttore del Miglio Verde, nonché fondatore del Movimento Libertario, quindi è anche editore naturalmente di libri un po' controcorrente. Ti ringrazio, tanti auguri e a presto, prestissimo. Sono io che ringrazio voi, buona serata e buona fine settimana.